Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 94 e 95, 21 e 25 ottobre del 1901. Questa mattina il benedetto Gesù nel venire pareva che mi faceva cerchio delle sue braccia, come per rinchiudermi dentro e per e mentre mi stringeva mi ha detto: figlia mia, quando l'anima fa tutto per me, tutto resta rinchiuso dentro questo cerchio, niente esce fuori. Fosse pure un sospiro, un palpito, un movimento, qualunque. Tutto entra in me ed in me resta tutto numerato, ed io in ricompensa li riverso nell'anima, ma tutti raddoppiati di grazie, in modo che l'anima, riversandoli un'altra volta in me ed io in lei, viene ad acquistare un capitale sorprendente di grazie. E tutto questo è il mio dilettarmi, cioè dare alla creatura ciò che mi ha dato, come se fosse cosa sua, aggiungendo sempre del mio. E chi con la sua ingratitudine impedisce che Dio gli dia ciò che voglio, impedisce le mie innocenti delizie. Chi poi non opera per me, tutto va fuori del mio cerchio, sperduto come la polvere da un vento impetuoso.
Dopo aver passato vari giorni di timore e dubbi sul mio stato, credendolo tutto un lavoro della mia fantasia, e delle volte si fissava tanto nella mente mia in questo che giungevo a lamentarmi e dispiacermi con nostro Signore dicendo: che pena, che disgrazia è stata la mia di essere vittima della mia fantasia. Credevo di vedere voi ed invece era tutta allucinazione della fantasia. Credevo di adempiere il vostro volere stando per tanto tempo in questo letto e chissà che non è stato un frutto anche della fantasia. Signore, fa pena, fa spavento il solo pensarlo. Il tuo volere mi raddolciva tutto, ma questo mi amareggia fin nelle midolla delle ossa. Datemi la forza di uscire da questo stato fantastico. E mi fissavo tanto da non sapermi distrarre, tanto che giungevo a pensare che la fantasia mi avrebbe preparato un posto nell'inferno, sebbene cercavo di sbrigarmi col dire: ebbene, me ne servirò della fantasia, come poterlo amare nell'inferno. Ora, mentre mi trovavo in questa fissazione, il benedetto Gesù ha voluto accrescere la mia dolorosa passione col muoversi dentro di me, dicendo: non dare retta a questo, altrimenti io ti lascio e ti faccio vedere se sono io che vengo, oppure la tua fantasia che travede. Con tutto ciò non mi sono impensierita per allora, dicendo: ah sì, non avrai il coraggio di farlo, è tanto buono. Eppure l'ha fatto, di fatto. È inutile dire ciò che ho passato parecchi giorni prima di Gesù, andare troppo per le lunghe. Solo a ricordarmi mi gela il sangue nelle vene, perciò passo innanzi. Ora, avendo detto tutto ciò al confessore, pare che lui è stato il mio mediatore. Avendo incominciato a pregare insieme che Gesù si benignasse a venire, così mi sono sentita perdere i sensi e si faceva vedere da lontano lontano, quasi in cagnesco, che non ci voleva venire. Io non ardivo, ma il confessore insisteva, unendo l'intenzione che mi avesse partecipato alla crocifissione. Onde, per contentare il confessore, si è avvicinato e mi ha partecipato ai dolori della croce. E dopo, come se avesse fatto pace, mi ha detto: era necessario che ti privassi di me, altrimenti non ti saresti convinta se sono io oppure la fantasia. La privazione è già a far conoscere da dove vengono le cose e la preziosità dell'oggetto perduto, ed a farne più stima quando si riacquista. Molto belle e molto importanti, anche se distinte, queste due sezioni del quarto volume, che sono gli ultimi capitoli che abbiamo letto e che ci aprono alcuni orizzonti di comprensione utili alla vita interiore. Anzitutto Gesù continua ad insistere sulla rettitudine di intenzione, così hanno chiamato questa caratteristica nel corso della storia i maestri di spirito, cioè fare tutte le cose per Gesù. E è una cosa importantissima che noi ci chiediamo, l'abbiamo visto tante volte, ma non sono mai abbastanza, quando facciamo qualunque cosa, qualunque pensiero, qualunque parola, qualunque azione: se sto facendo questa cosa per Gesù, quindi per lui, e per amore suo, perché e per chi, o per Maria e per amore di Maria, è la stessa cosa. E Gesù spiega che quando c'è questa rettitudine di intenzione si innesca un circolo santo e benedetto, un cerchio in cui anche un sospiro, un palpito, un movimento qualunque, dice Gesù, entra in me e io lo rimando nell'anima raddoppiato di grazia. Se poi l'anima nuovamente riversa tutto in me, io rimando ancora raddoppiato. Quindi è una sorta, mi ricordo quando studiavo economia politica, c'era una legge che si chiamava la legge del moltiplicatore, se non ricordo male, elaborata dall'economista Keynes. Ci abbiamo anche una legge del moltiplicatore spirituale, qui Gesù ci ricorda. Quindi, se si agisce allo scopo di piacere a Gesù e per lui, si innesca questo santo circolo
moltiplicatorio di grazia in continua crescita. E non solo questo, si dà anche un grande diletto a Gesù, perché Gesù gode nel poter dare alla creatura ciò che lei stessa le ha dato, quasi fosse cosa sua, ma non lo è, perché quando agiamo in questo modo noi stiamo agendo sotto diretta, come dire, diretto impulso, diretta ispirazione della grazia, quindi non è ciò, non è nostro ciò che diamo a Gesù, ma è suo, ma lui lo riceve come se fosse nostro e ce lo ridà aggiungendo del suo al suo. Quindi, cosa è che impedisce questo celeste e salutare cerchio? Due cose. Uno, l'ingratitudine. E due, il non operare per amore di Gesù. L'ingratitudine è una delle cose più brutte che possa esistere. Io più tempo passa e più me ne accorgo anche dal punto di vista del ministero. L'ingratitudine consiste nel non riconoscere le grazie e i doni ricevuti per quanto riguarda il rapporto con Gesù e quindi conseguentemente il non agire di conseguenza, cioè se io ho ricevuto tanto da Gesù è chiaro che devo fare tutto per Lui, devo fare molto per Lui e devo fare bene per Lui, dando il meglio di me. Cioè c'è questa operazione interiore che noi dobbiamo farla e Gesù la guarda se la facciamo. Quanto hai ricevuto da Lui? Ecco. E noi dobbiamo riconoscerlo questo qui. Cioè, la gratitudine, spiegava San Tommaso d'Aquino, non è come dire, un gesto di gentilezza verso chi fa un dono, ma è un gesto di giustizia. La gratitudine fa parte della virtù cardinale della giustizia. Cioè, se io ho ricevuto un regalo, non è che io, se sono una persona educata, dico grazie. Io devo dire grazie. E sappiamo anche che questo, come dire, succede anche, come dire, nei rapporti, diciamo, educati delle persone civili. Ricevo grazie, cioè devo dire grazie e devo anche, come dire, in qualche modo ricambiare, oltre che mostrando gradimento, anche ricambiando il dono ricevuto. Perché la legge della gratuità, e nei rapporti celesti vige la legge della gratuità, no? E, allora, è chiaro che non è che una cosa si deve ricambiare per obbligo assoluto, perché altrimenti, però, anche nell'amore, no? Noi vediamo, insomma, cioè, l'amore è sempre un qualche cosa di reciproco, anche nella Trinità è così, no? Cioè nella Trinità ci sono dei vortici di amore che sono le relazioni divine cosiddette, che sono sempre amore dato e amore ricambiato, allo stesso piano, allo stesso livello. Il rapporto tra un uomo e una donna, il rapporto che funziona, il rapporto felice, quando c'è amore dato e ricambiato, d'accordo? Perché sì, amor che non l'ha amato, amar perdona. La gratitudine entra in questa dinamica, no? Aggiungendo però che cioè, tu sei obbligato, se Gesù ti ha fatto una grazia, a riconoscerla e a esserne grato, a corrispondervi e a ricambiarla, altrimenti si incorre nella massima evangelica: chi ha sarà dato, a chi non ha, potremmo dire in questo caso più usare gratitudine, sarà tolto anche quello che crede di avere o che aveva. Ecco, la seconda cosa, questo ci fa comprendere che non, la nostra santità non dipende dal fare e dall'operare. Sì, certamente è necessario, ma bisogna vedere perché e per chi si opera. Perché Gesù dice, chi non opera per me, tutto va fuori dal cerchio, sperduto come la polvere da un vento impetuoso. Cioè non resta nulla. Se io faccio una cosa che non sia per amore di Gesù e per Lui, ma fosse per amor proprio, per amore mio, per piacere alle creature o cose del genere, non ha nessun valore davanti a Dio quella cosa. Fosse anche la cosa più santa oggettivamente che io possa fare e concepire.
Quindi dobbiamo sempre fare molta attenzione, ecco, a questo aspetto della vita interiore. Ecco, poi qui c'è un altro, diciamo, aspetto, per certi aspetti quasi complementare a quello che abbiamo appena meditato, per altri leggermente differenti. Luisa racconta una sua brutta esperienza che il nostro Signore gli era fatta fare. E qui chiaramente entriamo nell'ambito dei doni straordinari, e dove in relazione ai doni straordinari, questo è un fenomeno comune nella mistica, e il demonio certamente tenta l'anima facendole credere che sia tutta fantasia, che si sia inventato tutto. Ora, numero uno, come si esce da questa cosa, no? C'è un'applicazione ordinaria anche di questo, no? Che è per esempio l'autenticità del nostro cammino spirituale. Come faccio a sapere che sto vivendo un qualche cosa di autentico oppure mi sto inventando tutto? Quindi sto facendo un cammino sballato, insomma, non adeguato, non bello. Ci sono alcuni criteri di discernimento e questi bisogna osservarli, perché quando non li si osserva poi si incorre nelle sanzioni severe, come qui Gesù ha spiegato a Luisa. Allora, la prima cosa, ecco, che poi si comprende anche dalla modalità con cui il Signore, è come dire, interrompe la sanzione e torna, il confessore, il padre spirituale. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che nella vita interiore è necessario avere un termine di confronto. Non possiamo noi costituirci giudici di ultima istanza di quello che accade dentro di noi, anche se in teoria ciò che accade dentro di noi lo sappiamo meglio di chi sta fuori di noi. La prova di questo è molto semplice, cioè che per avere per esempio il perdono dei peccati, il peccato fondamentalmente è una cosa che anzitutto accade tra Dio e l'anima. Certo, il peccato ha anche una dimensione sociale, quindi ferisce anche la Chiesa, fa male anche al prossimo, però l'essenza del peccato, come si sa bene nel Catechismo, è l'offesa di Dio, e solo Dio può rimettere i peccati. Quindi, a prima vista, quello che diceva il vecchio Lutero potrebbe sembrare sensato, fondato. Se il peccato offende Dio, io il peccato devo confessarlo a Dio, perché è una cosa tra me e Lui, e sarà Lui che poi, da Lui dovrò sperare di ottenere il perdono, punto e basta. E invece il nostro Signore Gesù Cristo, che è più intelligente di Lutero ovviamente, mi si perdoni insomma un po' di ironia, ha detto no. Per ottenere il perdono dei peccati tu devi andare dai miei apostoli, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno rimessi. Perché? Perché tu capisca, numero uno, che non si risolvono le questioni dello spirito, neanche quelle così gravi, tra te e Dio soltanto, ma c'è bisogno di una mediazione. Mediazione che ha molte ragioni di essere, perché per esempio il confessore, quando tu devi confessare, può anche illuminarti, perché chi ti ha detto che la tua coscienza sia al 100% rettamente guidata, illuminata, eccetera, eccetera, no? Potresti essere una coscienza scrupolosa, cioè vede il male dove non c'è e vede il bene, vede il male dove non c'è e il bene dove non c'è. D'accordo? E quindi ha bisogno di essere aiutata. E scambia, filtra un moscerino e ingoia il cammello, come diceva Gesù, cioè considera chissà che cosa una quisquiglia e magari nella vita fa delle cose, dei comportamenti ben più gravi di cui non è magari neanche consapevole, e quelle sono cose che offendono gravemente il Signore. Quindi è anche il problema della, come dire, della certezza, no? Cioè
È chiaro che Dio ci parla, ma il parlare di Dio, questo non dobbiamo mai dire, è un parlare misterioso, perché Dio ci parla nell'anima, veramente, ma non con una voce ordinariamente percepibile come quella di chi sta ascoltando queste mie parole, no? No. E quindi bisogna vedere se abbiamo capito bene, non possiamo mai essere così certi e così sicuri. Allora, una presenza esterna, anche quando ti assolve, per esempio dice io ti assolvo dei tuoi peccati, ti dà la certezza morale, diciamo così, certamente la certezza assoluta nelle cose dello spirito è impossibile, cioè tu sentendo quelle parole sai che se hai detto tutte le cose gravi che di cui eri cosciente e se sei pentito, puoi confidare nel perdono di Dio, perché l'hai sentito, io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con le orecchie, non semplicemente nel cuore. Ecco, questa struttura sacramentale è talmente forte che, come tante volte ha raccontato il Papa, che è secondo soltanto al nostro Signore Gesù Cristo come autorità sulla terra, chi ci credano o non ci credano, d'accordo? Non esiste sulla terra autorità più grande del Sommo Pontefice, non c'è, anche se adesso non riconosce più quasi nessuno, ma non c'è. Ma il Sommo Pontefice si confessa, sicuro? Perché non può autoassolversi. E il Sommo Pontefice, pur essendo insomma il vicario di Cristo in terra, ecco, non agisce da solo, ma ha i suoi consiglieri stretti, che sono i cardinali, e ha i suoi collaboratori nel ministero, certamente subordinati, perché lui comunque sta in una situazione primaziale, ma comunque che non stanno lì tanto per bellezza, che sono i vescovi. Quindi il principio della autonomia e dell'indipendenza non esiste nella vita cristiana, non c'è, c'è in altre vite, non nella vita cristiana. Figuriamoci poi quando si entra in un ambito come quello delle esperienze soprannaturali, dove ancora di più non ci si può in nessun modo costituire giudici di ultima istanza, ma bisogna confidare anzitutto nel parere e nel discernimento altrui, e adesso stare ed attenersi, d'accordo? C'è la mediazione ecclesiale, questo è il primo criterio di discernimento. Poi ci sono altri criteri di discernimento che rendono un po', come dire, tra virgolette, mi si perdoni, un po' colpevole questa cosa in cui era caduta Luisa, ed anche che spiega il motivo della sanzione ricevuta da Gesù, no? Allora, c'è il criterio evangelico, dai frutti si riconosce l'albero, cioè cosa ti ha comportato quel contatto soprannaturale con Gesù? Devi chiederti, cara Luisa, e hai visto frutti di santità nella tua vita? Hai visto e sperimentato, quando hai vissuto quelle cose, la gioia, la pace, l'umiltà, quindi il non sentirti superbo, eccetera, eccetera, ma vivendo queste cose, come dire, sentivi il desiderio di amare di più il Signore, di fare del bene al prossimo, di darti, di immolarti, eccetera, eccetera. Gesù spiega subito che dai frutti si riconosce l'albero. Un'esperienza balorda soprannaturale, così come un'esperienza balorda naturale, supponiamo un cammino di fede non autentico, ma sotto l'egida dell'illusione spirituale, produce frutti completamente diversi da questi, perché il demonio può fare l'attore, d'accordo, ma non può simulare gli effetti. Questo è noto perché ciò che è prodotto sotto il suo effetto, è morte, è distruzione, è inquietudine, è turbamento, è distacco da Dio, dai suoi voleri, dal suo amore. Quindi non è affatto difficile stabilire sotto quale influenza stiamo, e se stiamo sotto buona influenza e cominciamo a pensare che queste cose sono cose che vengono dallo spirito cattivo, offendiamo Gesù e offendiamo anche il buon senso. Quindi questo è un secondo importantissimo criterio di discernimento, quindi il confronto con il padre spirituale e i frutti che io vedo prodursi nella mia anima. Però il primo è più importante del secondo.
Allora, cosa fa Gesù? Bene, quando una persona non riconosce i doni ordinari o soprannaturali, Gesù ti prende. E non era la prima volta che questo succedeva, non lo fa in maniera grossolana e sconsiderata. La sanzione è molto semplice: ci sarà un tempo più o meno lungo in cui dice, va bene, non sono io? Bene, adesso ti lascio da solo con te stesso, vediamo se comprenderai per via dolorosamente empirica la differenza che c'è tra l'una e l'altra cosa. E chiaramente Luisa qui si ferma allo stare male, malissimo. Solo il ricordo di quei momenti di privazione mi si gela il sangue nelle vene. E Gesù è tornato per intervento del confessore, che l'ha aiutata, ma è tornato da principio, bellissima questa espressione, si faceva vedere da lontano, lontano, quasi incagnesco che non ci voleva venire. Quindi Gesù ha manifestato un profondo dispiacere per questo. Perché non si può e non si deve dubitare a cuor leggero, cioè, di robe di questo genere. Allora, i maestri spiriti dicono, è bene che l'anima sia sempre guardinga, d'accordo? Ma queste molte volte, Luisa, si vede negli scritti, quando Gesù veniva, ogni tanto prendeva e gli faceva un segno di croce sulla fronte, Gesù non si offende, dicono i maestri, anzi, si fanno queste cose, perché quella è una, come dire, garanzia di autenticità della sua presenza, perché se si fa un segno della croce, se quello è il diavolo, scappa subito, d'accordo? E però si fa vedere da lontano, appunto, come per dire, non mi ti rifaccio vedere troppo facilmente, perché così te lo devi ricordare quello che fate e non devi farlo mai più. Cioè, l'incredulità è un peccato, d'accordo? Cioè, un peccato certamente mortale, gravissimo, quando l'incredulità cade su materie di fede divina e cattolica, questo è indubbio, no? Ecco, quindi, in questi casi, cioè, certamente una rivelazione privata è un discorso un pochino particolare, no? O un'esperienza mistica, però il discorso è questo qui: se si tratta di esperienza mistica autentica e supportata dal placet di chi accompagna la tua anima, la persona che la riceve deve stare attenta, perché se comincia a dubitarne e a dubitarne fino al punto, cioè di fissarsi, come le dicevo, e dire sicuramente è così, e questo a livello soggettivo per quella singola persona diventa colpa, e perché non è altro che un'aderire ad una tentazione demoniaca contro cui bisogna combattere, non spalancare i portoni. Si dice, il padre spirituale se ne va all'inferno prima di me, se mi confermano una cosa che non viene da Dio. E per quanto mi riguarda, fino a quando non vedrò frutti di superbia, vanagloria, arroganza, disprezzo del prossimo, cose di questo genere, io mi manterrò cautamente, certamente mantenendo sempre una grande prudenza, nella situazione di pensare che stiamo camminando bene. Cioè, l'umiltà è un'altra cosa, cioè quella sana, cioè anche noi, no? Cioè, se io faccio un discernimento, dico, ma come sta andando il mio cammino di fede? E mi sembra, certamente pure considerando le miserie umane, insomma, no? Quindi l'impossibilità di essere sempre impeccabili e perfetti, però mi sembra che tutto sommato si stia camminando discretamente. È chiaro che devo sempre rimanere nell'umiltà e dire, vabbè, Signore, questo è quello che mi sembra di percepire, poi se mi sbaglio, diceva San Giovanni Paolo II, mi corrigerai. Ecco, quindi c'è quella sana umiltà che fa sempre camminare, mai con spavalderia, mai con, perché queste non sono mai cose buone, ma non fino al punto, d'accordo, di, c'è sempre un equilibrio, sempre un, pensiamo sempre all'umiltà di Maria al momento dell'Annunciazione, no? È chiaro che la Madonna, quando si è sentita a dire, ma tu devi diventare la madre di Dio, si è sprofondata nel suo nulla. Io devo diventare la madre di Dio, avrà pensato. Dopodiché, sì, tu devi diventare la madre di Dio, ci ancilla Domini. Perché se avesse detto, no, grazie, io sono assolutamente indegno di una cosa di questo genere, ti sei sbagliato, quella non sarebbe più stata umiltà,
quello sarebbe stato un peccato gravissimo, d'accordo? E la Madonna certamente non le farebbe mai una cosa del genere, no? E la sua mente era lucida. Quindi un conto è dire sì, queste cose bisogna sempre andare cauti, quindi racconto sempre tutto al padre spirituale, quindi sono sempre vigilante su me stesso, però vedendo dei segni buoni entro in questa logica, li accolgo e sono grato al Signore per quello che sta accadendo e lo ricambio con tutta la gratitudine e l'amore possibile. Quindi questo va bene, un conto è dire no, sono tutte quante stupidaggini, nonostante il parere contrario eventualmente del padre spirituale e nonostante i frutti che tu, vivendo queste realtà, vedi nella tua esistenza. Questa è un'altra cosa, questa qui. E allora chiudiamo. La privazione giova a conoscere da dove vengono le cose e la preziosità dell'oggetto perduto ed a farne più stimo quando si riacquista. Vedete che in alcune circostanze Gesù è costretto, anche con le anime sante, quando è necessario, a castigare. Cioè, per farti capire una cosa, deve farti passare attraverso la sofferenza, perché questa deve, nella mente di Gesù, risolvere il problema che si era creato, no? Che è un problema che può essere molto, molto, molto serio, come in questo caso, e paralizzante la vita interiore, sia quando ricada, ripeto, su cose straordinarie, sia quando coinvolga realtà ordinarie. Bene, Santa Vergine Maria, potremmo chiamare l'invitazione di oggi, ecco, retta intenzione e fiducia, ecco, e sana fiducia, ecco, e sano abbandono, ecco, e bando alla diffidenza nei confronti dei doni del Signore. Ecco, aiutaci a imparare ad agire sempre con questa rettitudine di intenzione e soprattutto a riconoscere, ad accogliere le tante cose belle e buone che Gesù fa nella nostra anima, sottoponendole sempre certamente a discernimento, ma anche ricambiandole con come Gesù vuole che siano ricambiate, con la gratitudine e con un sempre maggiore zelo e impegno nel far fruttificare i doni che la sua grazia costantemente dona alla nostra anima. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.